adesso è il momento di scioperare appunto tutte le attività produttive e riproduttive delle donne. Parliamo di attività riproduttive, parliamo di quello che è il quotidiano delle donne, le donne che non hanno un vero e proprio, fra virgolette, salario, ma tutto quello che è poi la cura che viene fatta. Per cui sarà uno sciopero che coinvolgerà tutte le donne in 40 paesi e parte da quello che è, e viene fatto logicamente l'8 marzo, che è un giorno di commemorazione, di ricordo, come lo vogliamo definire, e viene fatto, abbiamo detto, in tutti questi paesi del mondo. Sarà fatto in Italia e noi avremo appunto l'opportunità di poter dire che cosa le donne in questo momento vogliono. È partito, ricordo, il 26 novembre, tutto questo, una grande manifestazione, un grande corteo. Parliamo di cifre che sono state date ufficiali, circa 200.000 donne che hanno sfilato per le vie di Roma, chiedendo appunto di lottare contro la violenza, ma non solo, perché poi la violenza non è solo la violenza di cui si parla nei femminicidi, ma è anche tutta la violenza che riguarda il nostro lavoro, la nostra cultura, la nostra società e di cui appunto è permeata. E questi sono anche i punti di cui, che sono stati definiti, perché ci sono state delle attività programmatiche successive alla manifestazione del 25 novembre, del 26 novembre, scusate, il 27, sui tavoli di Roma, e poi il 4-5 febbraio, sempre di quest'anno, a Bologna, e ha riguardato 2000. È una rete ormai che coinvolge tantissime associazioni femministe che si sono unite proprio per poter avere un peso e poter portare avanti quelli che sono i diritti di tutte le donne del mondo.